Ciao ragazzi, ho una faccia orribile, sì, ho una faccia orribile. Oggi ho un sacchissimo di cose da fare, però voi non vedete i piccoli da una settimana e quindi assolutissimamente ve li voglio far vedere perché in una settimana, ragazzi, cioè, questi crescono a vista d'occhio, cioè, rimarrete stupiti se non li avete visti per niente sugli altri social, rimarrete davvero stupiti perché, cioè, sembra che è passato, non lo so, un mese, invece è solo una settimana. Adesso metto la softbox lì così illumino un po' la situation. C'è un casino, lo so, devo ancora sistemare. Sono di ritorno da delle commissioni. In pratica ho preso questi per la terza e credo ultima volta, perché poi una volta finito questo pacco, penso che già sarà ora di passare ai pappi. Questi qua sono invece gli starter che si usano per la mamma in allattamento e i cuccioli durante lo svezzamento. E praticamente ormai i miei cuccioli mangiano solo croccantini 3 volte al giorno e ovviamente il latte della mamma ancora lo prendono, anche se hanno i denti affilati e poverina non so come fa. Però insomma, non do più il patè, gliel'ho tolto pian piano, ho fatto tutta una cosa graduale, però ne è valsa la pena perché vedo che mangiano proprio entusiasti, sono veramente delle buone forchette, non usano le forchette, quindi non so se è questo modo di dire conti, però vabbè, penso si sia capito quello che intendo dire. E poi ho preso in farmacia, prima sono stata dal veterinario, ho fatto la ricetta, e poi ho preso questo qui che è il Drontal cucciolo e si usa per sverminarli e mi devo fare anche lo smalto oggi, ce l'ho tutto sbeccato tanto per cambiare ma non dura veramente niente, cioè non lo so, cioè anche voi lo smalto non dura niente, però sinceramente non ho la testa di andare dall'estetista ogni volta a fare il semipermanente, penso che mi comprerò un fornetto perché già ci vado per ceretta, laser e via discorrendo. E mi manca solo che mi devo fare anche le unghie lì, cioè io non ce la posso fare, ragazzi, quindi devo vedere. O le tengo proprio al naturale, mi tolgo lo smalto e le lascio così, proprio allo stadio, proprio brado, oppure mi compro il fornetto e me le faccio a casa. Tanto ai tempi addirittura mi facevo la ricostruzione da sola, quindi dovrei cavarmela. Comunque sì, in pratica oggi mi tocca sverminarli, ho l'ansia e il panico e ho visto che praticamente è liquido questo vermifugo, non è come quello che do agli adulti che è a compresse ed è facilissimo da dare. Questo qua è liquido, quindi c'è la siringhetta, glielo devo mettere tipo qui nell'angolino della bocca dove non ho i dentini e spruzzarglielo. Adesso li vedo belli tutti tranquilli, una volta ogni tanto che stanno tranquilli, non li voglio disturbare tanto. E loro hanno mangiato per colazione, adesso quando si svegliano prima gli do il vermifugo e poi gli do subito le crocchette così si consolano. E spero non sia tanto brutto di sapore per loro questo vermifugo, speriamo bene. Tra l'altro credo mi sia rimasta anche la compressina di Endogard per la mamma e visto che gliene do metà, mi sa che un quarto di quella che rimane la do anche a Emma perché Emma va di tanto in tanto sverminata perché lei diciamo che in giardino mette il musino dove non dovrebbe metterlo e quindi insomma e per sicurezza svermino anche lei. Di Uncino e Roxy sinceramente sono tranquilla anche perché 6 mesi fa più o meno Emma aveva avuto i vermi e io ho sverminato tutti, Roxy, Uncino, Regina, tutti tutti e stavolta no dai, cioè tanto lo so che loro non mettono il muso dove non devono metterlo, invece a Regina per forza glielo devo dare perché praticamente durante la gravidanza ci sono degli ormoni che tipo fanno tipo risvegliare i vermi che tipo loro ce li hanno tipo sempre però tipo dormienti, insomma, mi sono un po' informata, è un po' un casino sto discorso, però in pratica durante la gravidanza è quasi sicuro che la mamma li sviluppa e quindi quando si sverminano i cuccioli, poi i cuccioli dove li prendono? Dalla mamma, quindi cioè, è così che funziona.
purtroppo, e quindi bisogna sverminare per forza mamme e cuccioli. Niente, ora vi metto la luce così ve li faccio vedere. E sono praticamente, hanno quattro cucce lì dentro e sono ognuno in una cuccia diversa in questo momento. Stranamente, ragazzi, è da stamattina io mi sono svegliata con loro che sbraitavano. Non so cosa gli è preso, è tutto il giorno che litigano. Litigano di brutto, si fanno male. E quello che mi fa arrabbiare è che, ok, che Regina è tanto amorevole nei loro confronti, però quando ci vuole potrebbe anche essere un po' severa e rimproverarli, cioè dovrebbe farlo. Invece lei non gli dice niente. Non me la prendo coi cuccioli perché è normale che litigano. Allora, non me la prendo con i cuccioli perché è normale che litigano tra di loro. L'ho detto di nuovo sbagliato, sono proprio litighino tra loro, è normale, però la mamma dovrebbe dividerli. Ecco qua, ragazzi, mi sa che a voi non avevo ancora fatto vedere questo recinto che l'ho acquistato perché praticamente i cuccioli non sono ancora vaccinati. E quindi ogni volta che io entro, cioè io entro da qui in casa, quindi insomma, cioè come me le cambio le scarpe, e avevo sempre paura che in qualche modo lì, cioè, portassi dentro qualcosa con le scarpe e gli facessi venire qualche brutta malattia. E quindi, appena hanno iniziato ad andare girando per tutta la veranda, io ho fatto questo piccolo ambiente sicuro dove, cioè, sicuramente non ci può andare nessun batterio, nessun virus, non lo so, niente di niente. E così sono protetti. Inoltre, cavolo, ma ci ho fatto caso adesso che a Robin si sono alzate le orecchie, non ce le aveva così. Cioè, è la prima volta in assoluto che vedo Robin con le orecchie così. Lui è l'unico che sta dormendo con la mamma in questo momento. La guccia l'ho lavata ieri e l'ho messa oggi qua, però mi è rimasta macchiata, non so perché. Tra l'altro l'ho messa anche a 60 gradi, quindi non so come mai non si è smacchiata. Boh, comunque. Lì c'è Nimue, che lei in questo momento ha le orecchie pure tese, però probabilmente perché è in questa posizione. Però comunque hanno tutti delle cartilagine che comunque mi lasciano abbastanza tranquilla. Sicuramente metterò i cerottini e darò lo stesso gli integratori per le cartilagini, per sicurezza, però non credo, cioè credo che gli si alzerebbero anche da soli, senza niente, li vedo belli forti. E niente, ragazzi, io non li voglio svegliare perché vi giuro che fanno il panico e quindi saranno sicuramente abbastanza distruttini. E quindi niente, gli ho fatto questo recintino al momento. Poi, dopo il primo vaccino, valuterò se togliere il recinto o no. Magari uno alla volta li tengo d'occhio e li faccio un po' esplorare, perché è anche giusto che esplorano. E poi, prima di consegnarli, voglio farli interagire con Roxy, ovviamente sempre protetti, però inizio a far vedere che esistono anche cani più grandi, insomma, piano piano. Senza correre, tutto molto facendo molta attenzione alla salute e alla sicurezza. Ragazzi, io ho tolto lo smalto, non l'ho messo, facciamo respirare le unghie anche se non respirano. Comunque, la situazione è questa: si sono solo scambiati di posto, ma continuano a dormire. Qua c'è Reggie, lì c'è Nimue. Che non so se si chiamerà Mia, però ancora è incerto il suo nome. Poi ci sta Robin Hood e ci sta Bean, ragazzi, il principe azzurro. Si chiamerà Magic Bean, detto Bean, che vuol dire fagiolo magico. Scelto ovviamente dalla sua nuova mamma. Ma qua io entro nel recinto, anche se loro ancora dormono, ma mi voglio togliere il pensiero di sistemare le cosine, tanto sono talmente in coma che non penso di svegliarli.
Ho raccattato tutte le medicine integratorie che avevo per casa sparsi dei cani e praticamente mi sono resa conto di avere una farmacia e non lo sapevo perché erano sparse, quindi cioè non me ne rendevo conto, erano tra le mie medicine praticamente, alcune in bagno, alcune in un cassetto che abbiamo per le medicine e praticamente non pensavo di avere così tanta roba. Tra l'altro abbiamo anche ordinato un'altra cosa, sempre di integratori che deve arrivare, quindi niente, stiamo messi male. Si svegliano neanche con le bombe io, quindi continuo a mettere a posto la loro roba. Questo di qua che ho fatto il video e l'avevo lasciato sulla mia scrivania. Sono piuttosto disordinata in questo periodo perché mi danno tante cose da fare e quindi non riesco a mantenere ordinato con un tempo. Questi cuccioli, ragazzi, sono tutti coccoloni, ma della serie che anche mentre dormono, cioè li puoi comunque coccolare e a loro piace tantissimo. Cioè continuano a dormire. Però si prendono le coccole. Guardate. Vedete? Continua a dormire. Non è che si sveglia. Poi lui è di una morbidosità. Proprio morbido questo cammino. Ma niente, in pratica, cioè, loro amano le coccole. Tutti proprio, tutti, tutti amano le coccole. E questa cosa comunque non è per niente scontata. Perché ad esempio a Uncino non piaceva essere coccolato, mentre dormiva non lo potevo proprio toccare. E poi quando sono andata dall'educatore cinofilo a chiedere consigli, a chiedere una mano, mi hanno detto che ai cuccioli solitamente non piace essere accarezzati. Cioè mi hanno detto che è normale, che Uncino era normale. E invece i miei cuccioli, tutti e tre, adorano le carezze. Ora non so se è proprio il loro carattere oppure perché io li ho abituati fin dai primissimi giorni. Lui ha dei modi di dormire che proprio ti tira le carezze, una cosa assurda. Guardate, io non lo so come faccio a resistere a non stropicciarlo tutto. Voglio vedere poi quando lo darò alla sua mami. Secondo me impazzirà. Guardate, io sono innamorata di questo testolino che resterà con me. E niente, fin dal primo momento c'è stato un feeling, diciamo, particolare. Vedete che le orecchiette anche a lei si stanno piano piano alzando, senza che ancora ho dato nessun aiuto. Sicuramente, siccome io ho cose qui, però è scaduto. Sicuramente, siccome io lo voglio comunque comprare per Robin. Ma amore, ma ti sei svegliata? Quanto sei bella, amore mio. Quanto sei bella con queste orecchie che non si capisce se sono giù o se sono sue, se sono strane. E sei bellissima, amore mio. E sei bellissima, la mia bimba. Comunque dicevo che siccome voglio comprare cose, quindi no, comunque un controprotettore, non so se cambio o resto fedele a quello che ho sempre utilizzato. E in pratica io non sono mai riuscita a finire tutta la confezione, quindi ho pensato nella confezione quella di quello scaduto, insomma, e gli metto praticamente, cioè butto quello che mi è rimasto della volta scorsa. E praticamente vorrei la mia confezione dividerla anche con le mamme di Nimue e di Bin, così cioè, lo compro solo io, perché tanto, essendo che comunque loro sono di taglia molto piccola e bisogna spezzettare queste compresse, cioè durano comunque tantissimo, cioè con una confezione ne rimangono tantissime. Secondo me riusciamo con una sola a utilizzarla in tre, sicuro. Quindi penso che la compro e ce le dividiamo. Amore mio, morbida, morbida, ma tu non dormi, ma tu non dormi. Che c'hai, amore mio? Che c'hai, amore mio? Guardate ragazzi, lei è di una sensibilità e di una dolcezza che non c'è niente da fare. Ti piace? Buono?
Buono, pandorino. E poi c'è lei. E poi c'è lei che non l'ho mai sgridata. Neanche una volta da quando è con me, invece da quando c'ho i cuccioli la sgrido sempre perché mi fa diventare matta, che non c'ha delicatezza a volte, quindi magari a volte gli fa male. E quindi io, Regina, gli fai male, stai attenta. Patatina. Poi loro si fanno male e lei non gli dice niente, non li sgrida. Io, Regina, fai qualcosa. E insomma, non l'ho mai sgridata, cioè, non l'ho mai sgridata, tranne adesso che c'ho i cuccioli, la sto sgridando. Amore mio, mi dispiace, io non vorrei gridarti. Ciao piccoletta, tu sei la più sensibile e la più delicata del mondo. Che cosa è successo? Queste sono le classiche lotte tra cuccioli, come potete vedere. No, il pancino pure gli stai mordendo un'altra cosa, Nimue. Ma sei impazzita? Guardate, lui gli morde la zampa. Proprio Monelli. Sono proprio Monelli questi pupazzi. Siete i miei pupazzetti voi. Dai, ce la fai? Ce la fai a salire? Patatina. Allora, facciamo una cosa. Visto che siete svegli, e non sarete mai svegli tutti e tre assieme, vero? Io vi inizio a fare mangiare le crocche. Anzi, no. Vi do il vermifugo. Oh mio Dio, ragazzi, speriamo bene. Ah, Dio, come faccio? Ah, forse mi conviene più con questo. Eh sì, mi conviene con questa siringa perché qua, cioè, non si capisce. Fatto per i cani grandi, non per i mini cani. Cioè, dai, 0,6 ml. Cioè, io con questa boccetta che parte, cioè, che è così, fino a 5, non lo posso fare mai. Però questo qua arriva fino a 0,9, quindi cioè, è più facile così farlo. Ok, quindi 0,6. Oddio, visto così sembra una cosa schifosissima. Ok, 0,6. Oddio, poverino. Bravissimo, bravo amore mio, bravo amore, ti do subito le crocche buone. Fatelo fare al veterinario perché veramente è brutto. Ragazzi, ora ne vedrete delle belle, perché poi loro inizieranno a giocare tra di loro. No, però lei ora è andata a prendere il latte. Amore mio, patatone. Tu prova a toglierti la bocca di quella cosa brutta mangiando, dai. Prova a toglierti la bocca brutta mangiando. Eccolo il mio bambino. Amore mio, tocca a te, tocca a voi. Che cosa brutta. Dai, prima vi do quello, così poi mangiate. Ok, ragazzi, anche lui ha dato. Sto facendo la piscia, gli devo sistemare con questa cosa, poverini, perché ecco la piscia. Guardate, piccina ancora, fa smorfie, c'ha la bocca tutta sporca perché da lui si vede di più che è bianco. E è stato bravo comunque, vabbè, anche Robin è stato bravo, ovviamente hanno fatto smorfie perché... Cioè io già dall'aspetto l'ho capito che fa veramente... cioè che è brutto. Guardate la boccuccia, tutta rosa. Sì,
Però non mi sono sporcata io, cioè nel senso sono riuscita a non farne cadere giù. Però neanche stanno mangiando di quanto avranno la bocca tipo brutta. Vedete che fa smorfie come faceva anche Robin quando io l'ho dato. Adesso tocca a Nemo. Amore mio, mi dispiace tantissimo darvi le medicine brutte. Perché l'hanno fatta brutta? Non potevano farla alla fragola? Amore mio, poi lei che è così tenera e delicata, cioè. Aiuto. Non so perché, tipo, con lei non riesco. Cioè, più degli altri non riesco, tipo, a fare cose che so che non gli piacciono. E vabbè, poi domani devo anche tagliare le unghie a tutti. Cioè, ragazzi, io non ce la posso fare. Oggi vermifugo, domani taglio delle unghie. Che però, cioè, sarà meno spiacevole perché comunque, cioè, tipo, Uncino sta rilassatissimo quando gliele taglio. Quindi penso che anche loro alla fine. Non è che gli faccio male, quindi. Ok, mi devo fare forza. Ok, ce la posso fare. Forza, Nimu. Allora, ragazzi, con lei sono stata bravissima. Perché diciamo che ho fatto pratica con gli altri. Aspetta, tesoro mio. Ecco qua. E praticamente a Nimu gliel'ho sparaflesciata. Subito, cioè così ho fatto proprio tutto, 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 tipo di continuo senza fermarmi e ovviamente non a farla tipo poverina affogare, però sono riuscita a fare in fretta e non ha fatto neanche smorfie, non si è neanche sporcata un po', cioè con lei è andata meglio di tutti, sono contenta, meno male, ora stanno tutti prendendo il latte, nessuno ha voluto i croccantini. Vabbè, magari dopo il latte se li mangiano. In genere loro li prendono tipo in assalto, i croccantini escono matti, anche perché sono quelli della Royal che sono molto appetibili, quindi ne vanno matti. E niente, ora hanno preso all'assalto la latteria. Sì, te fai così che consoli loro, ma poi toccherà anche a te. Guardate Nemo. Mamma mia, oh, mi fa impazzire a me questa cucciola. Sì, insomma, poi toccherà anche a lei, però le sue sono compresse, cioè gliele metto in mezzo al prosciutto e via proprio. E via, cioè manco le sente. Tra l'altro mi sono accorta che ne ho due compresse, quindi non le devo neanche ricomprare poi per dare l'altra tra 15 giorni. Mamma mia, tra 15 giorni mi ritocca di nuovo. Però se sono brava come ho fatto con Nemo, sono più tranquilla. Povero Robin, lui è stata la mia cavia, è stato il primo ed ero la più inesperta. Va bene, mentre lo mangiano gli sistemo questa, gliela tolgo, che ci hanno fatto un sacco di plimpli, e gli metto le tre pulite e gli metto questo dove deve andare, insomma gli sistemo un po' l'ambaradam. Situazione mentre sistemo, no, non smettete di litigare, che poi sembro matta, che racconto le cose e poi voi non le fate più e io sembra che mi invento. Ok, situazione praticamente si mordono tutti tra di loro, come potete notare, anzi, cioè a telecamera accesa si sono molto più ridimensionati. Io nel frattempo stavo un po' mettendo in ordine qua tutta l'ambaradam. Però, guardate, Regina non gli dice niente. Lui gli morde l'orecchio e lei. Cioè, quando si dice troppo brava, dovresti essere un po' meno brava, insegnargli le buone maniere ai tuoi piccolini. Eccoli là, loro due. Guardate. La lotta, ragazzi, mi piace troppo quando giocano alla lotta. Però. Loro sono un po' più delicati rispetto a lui. Lui quando morde, morde. Guardate, ancora la boccuccia sporca. Tenerone, Maria, quando fai così, mi fai impazzire. Quando fai così che non riesci ad alzarti, mi fai impazzire. Che fai, mi mozzichi? Tu sei Monello, con questi dentini Monelli. Andatelo. Oh, amore, tu non sei delicato, tu non sei delicato, meno male che il tuo fratellone è grande e quindi non gli farai niente. Fratellone
Però insomma, cioè, sono sempre chihuahua, quindi per quanto possa essere poco delicato, non è che fa tutto sto gran male. Guardatelo. Dio, vi prego, non fate questi salti che ho sempre paura che vi fate male, che sbattete. Guardateli. Regino. No, non gli dire niente, lasciali fare. È una di quelle mamme tipo che non sgridano i figli, gli fanno fare tutto quello che vogliono. Così siete viziati, eh? Così crescete troppo viziati. Ma che ha fatto qua? Sei tutto bavato, principino bavato. Anzi, no, tu sei Robin Hood, quindi sei un ladruncolo. Il ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Lo show, amore, lo show, sei troppo buona. Sei troppo buona, però appena ti toccano i bimbi non sei più tanto buona, ragazzi, non potete capire. Non li vuole toccati. Chi viene a casa mia sappi che sarà brutalmente scacciato via da questa bimba mannara che morde tutti. Non lo capisco. Ok. Io non sapevo chi urlava, ma cioè. Io non ho visto che Nimu ti faceva qualcosa, quindi o è stato lui dall'altro lato, oppure queste urle sovrumane che ogni volta mi fate morire, cioè proprio, cioè io stamattina mi sono svegliata così con le loro urla, vi dico solo questo, mamma mia, no ragazzi, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Mamma mia, quando è che diventate un po' più grandi? Perché ragazzi, dalle immagini sembrano enormi, ma sono piccoli, cioè guardate, cioè sono veramente piccoli, piccolini, piccolini, sempre piccolini. Vederli così piccoli sono troppo delicati, io ho troppa ansia. State buoni, non fatevi male. Dove vai tu? Dove vai tu? Che feroce, che feroce. Che feroce. Vabbè, niente, mi fa impazzire. Unci, Unci, amore mio, che c'è, Uncino? Fai il bravo bimbo. Io ho quasi finito di sistemare tutto. Ho messo tappetino, devo cambiare l'acqua e mettere quella nuova. Lì ci stanno alcuni giochini che ho messo i cuccioli. In realtà ancora non ci giocano, tipo. Qui c'è questo nuovo giochino che è un regalino di Filippo, del piccolo Filippo, che è stato veramente molto molto gentile e dolce a regalare questo ai miei cagnolini. E lui sarà anche il fratellino della piccola Nimue, quindi insomma Nimue è molto fortunata ad avere un padroncino così premuroso. E niente ragazzi, come vedete questo qui è di Bean, poi se lo porterà a casa. E probabilmente questo qui lo regalo a Nimue perché ci è particolarmente affezionata. E niente ragazzi, ora qui ho messo tutte le traversine pulite, gliele metto un po' tipo una sopra l'altra così non combinano danni, però sono abbastanza bravi. Lì c'è il mocio sempre a portata di mano perché diciamo che pulisco 85.000 volte al giorno, però più che altro non perché la fanno fuori, ma perché magari la fanno lateralmente e quindi esce un po' fuori. Però insomma è normale, sono ancora piccolini, anzi sono molto bravi, però piano piano ovviamente io li premio quando fanno la plin plin al centro della traversa, così piano piano impareranno anche questo, si spera. Eccoli qua, loro ancora fanno la lotta. Robin sta dormendo, non capisco cosa c'è qui. Ah, sono peli di regina. Guardate, sono tremendi. Cioè, io li sento in continuazione che sbraitano tra di loro. Praticamente Bean è compatto, cioè è proprio strutturato. È
qualcosa di fenomenale. Cioè, ragazzi, non so come spiegarvelo, però se vedete, lui non è lungo, è corto, però è largo, diciamo. Cioè, è proprio top, è favoloso, ragazzi. Cioè, guardate qua. Avete presente lo standard che dice che il Chihuahua deve entrare nel quadrato? Oddio, oddio, lo sto ammazzando! Salvatelo! No, veramente c'ha un fisichetto veramente top da adulto. Io non oso immaginare quanto sarà bello. Lei è una pazzerella in fondo. Leoncina. Guardate come si guardano brutti. Ma come vi guardate brutti? E tu davanti alla telecamera fai il santarellino. No, ma guardate, sono veramente la fine del mondo. Sono belli, belli, belli. Poi si fanno fare tutto. Plimpli. Sono bravi a fare i disegni nella traversa. Ma sono bravi in tutto. Meno male, perché tu non gli stai insegnando niente. Non li sgridi mai. Io, figuriamoci. Cioè, non li sgridi tu, li devo sgridare io. Ma scherziamo. A quei piccolini. Io sgrido solo te che non li sgridi, ma loro no. Comunque no, sono veramente bravi, si fanno fare tutto, si fanno controllare, si fanno coccolare, anzi amano le coccole, si fanno pulire. Mi sono presi lo sciroppino, sono stati bravissimi a prendere lo sciroppino. Veramente io, boh, li amo. Sono troppo bravi, troppo, troppo, i miei pupazzetti. Se dovete sapere che i cuccioli non è che dormono, svengono dal sonno dopo aver fatto i pazzerelli. Ecco, vedi, non ha neanche la forza di reagire quella piccina. Una piccina si incacchierà come una bestia tra un po'. Robin, Robin, basta, vuole dormire. Ne prima mangi è meglio. Oh, finalmente. Ok, ragazzi, se loro mangiano. Se loro mangiano, io poi chiudo il vlog. Ciao amore. Ciao amore. La mamma ha sistemato dentro e ha lasciato tutto quello che ha tutto qui davanti. Ciao amici! Ciao amici! Ed eccoci qua! Allora lui ogni volta mi dà un sacco di bacini! Un sacco di bacini! Allora, con l'unico che non ha la boccuccia piena perché gli altri stanno mangiando il piumonello che non mangi. Amore, quanti baci che mi dà questo cucciolo? Dai, ti metto giù, ti metto giù, ti metto giù. Eccoti qua. Ok, vi volevo salutare con lui, però ho visto che si era un po' stancato, anche perché quando li prendo in braccio, che ho tutte e due le mani, diciamo, libere, me li coccolo, me li bacio, loro mi danno i bacetti, tutte queste cose molto morbidose, ma con una sola mano ho pure paura che magari non riesco a tenerlo bene, poi non riesco anche a coccolarlo se già lo sto tenendo, e quindi lasciamo stare. Sono tremendi. Mi vanno impazzire. Mi fanno impazzire, sono tremendamente monelli. Io li adoro proprio per questo. Fatemi sapere, ragazzi, se ve l'aspettavate che crescevano così tanto in una settimana. No, piccolino Bin si è incastrato l'unghietto. Vabbè, dai, domani ve li taglio.
Sì, amore mio, sì. Ora metto via la telecamera così ti prendo, che non riesci a salire da sola perché ti incastrano le unghiette. Niente, ragazzi, io vi devo salutare perché qua ci sono dei bimbi che vogliono le coccole. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel like. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video!